La più cordiale buonasera dal comunale di Roccamassima, importante recupero della dodicesima giornata del torneo provinciale di Serie D. Il girone A osserva quindi il turno di riposo, il doppio turno di riposo non si gioca sabato quest'oggi e non si giocherà sabato prossimo, quindi c'è la possibilità di recuperare quelle gare che non sono state possibili giocare nel corso della stagione e quindi per avere un quadro più completo. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli e da David da Silvia. Due tecnici, recuperato il pallone da parte della formazione di casa Munteanu, il tiro e brivido per gli ospiti. La United Aprilia chiude il triangolo del Ferraro, Cianfanelli per gli ospiti, Trobbiani prova di prima intenzione sul lungo linea, ancora con l'Andrea Vasilescu all'indietro. Ancora del Ferraro, pallone scodellato al centro, con l'Andrea finisce a terra, non c'è fallo, si riprende a giocare, ancora riparte la United con Cianfanelli, attende all'inserimento di Pompili, il tiro, il palo dice di no. Tutto di Munteanu da una parte e Pelloni dall'altra del Ferraro, ha ricevuto da Vasilescu. Adesso giocano questo pallone, prova Munteanu, mezzo all'area, non chiude Pelloni e l'occasione ancora per l'Atletico Roccamassima. La in avanti trova Clavari, adesso non riesce a far passare il pallone. Buona la guardia dell'Atletico Roccamassima, adesso ci prova Del Ferraro fuori in fallo laterale. C'è un po' di nervosismo tra la United Aprilia che non riesce a mettere. Intanto c'è la possibilità, il gol del vantaggio. Bello il velo da parte di Clavari con la testa e il gol di Pignatello. Adesso parte difensore direttamente a rete, pallone che finisce fuori, attende l'inserimento di Cianfanelli, lotta sul pallone ma c'è il fallo, adesso si arrabbiano con l'Andrea e del Ferraro. C'è la seconda ammonizione per con l'Andrea che riceve il secondo cartellino giallo e finisce anzitempo negli spogliatoi, doppia ammonizione per il pivot dell'Atletico Roccamassima. La difendere la porta difesa da Malagigi Trobbiani, la risposta di Malagigi sul deviazione di Del Ferraro, Ricci, Pompili ci prova, adesso trova soltanto il palo della ripresa del gioco del Ferraro, all'indietro trova Vasilescu, ci prova a colpire Munteanu, cicca il pallone Pompili per la United Aprilia. Si ostacola adesso Gentili, Vasilescu, sono tre gli uomini della formazione di casa, c'è il pareggio con Vasilescu tra le proteste. Torna quindi la parità, Atletico Roccamassima 1, United Aprilia 1. Adesso si continua a giocare, Gentili che recupera il pallone, fa tutto da solo, la ribattuta c'è anche fuori dai pali e c'è il vantaggio. Sempre Pignatiello sul capovolgimento di fronte, ci ha messo poco meno di 60 secondi. La formazione di Milano Antici del Ferraro non riesce a servire Gentile, quindi deve dare il pallone all'indietro. Adesso è del Ferraro e c'è l'uscita di Ambrosini provvidenziale che è da massima con Munteanu del Ferraro. Pallone messo in mezzo, Gentili ci prova, ancora Ambrosini dice di no sulla conclusione. Farsi sentire, vuole tornare in corsa. Intanto Gentile che è andato a recuperare il pallone, ci prova. Palla solo all'esterno, toccato ancora Ambrosini. Timbe da parte di Emiliano Antici, c'è il gol e il pareggio. Gentile gli ha lasciato spazio. Ambrosini dal fondo trova Pignatiello, deve lottare perché gli si arriva in incontro, adesso è bello il servizio da parte di Pompili per Pignatiello che va a colpire il diagonale. Adesso si attarda il servizio per Vasilescu, quest'ultimo per Del Ferraro che gira subito, ancora Vasilescu che va a recuperare, è sempre Vasilescu e la possibilità per la soluzione del vantaggio, ancora Ambrosini l'ha messo fuori dai giochi, Pompili. Adesso prova a portarsi in avanti Gentili, fa tutto da sola anche sempre, c'è il gol del vantaggio Vasilescu e il Roccamassima va in vantaggio, viene avanti Cristante,
Crepaldi ha ricevuto da Pompili, deve girarsi disturbato da due giocatori. Pompili in mezzo trova Clavari, aspetta l'inserimento, c'è il gol del pareggio ad opera di Pompili, 3-3, torna parità, sta importante sfida. Gentili, Gentili del Ferraro, libera Vasilescu, ancora Ambrosini, ancora di più la United, ma c'è sempre il Rocca Massima, c'è il gol del vantaggio di Pignatiello, il capovolgimento di fronte lasciato da solo indisturbato, terzo centro in questa sfida per il laterale della United Aprilia. Munteanu del Ferraro, del Ferraro, esce Ambrosini che va a prendere il pallone e vediamo qual è il provvedimento da parte del direttore di gara. È rimasto a terra Ambrosini, vediamo cosa accadrà adesso, sta per rialzarsi Ambrosini, gesto di stizza da parte del portiere della United d'Aprilia con Ambro. Adesso si scaldano anche gli animi dell'Atletico Rocca Massima con Simonelli pronto con il taccuino tra le mani e i cartellini gialli. Sono entrati in campo tutte e due le panchine, pronta l'azione da parte dei dirigenti di casa. Tanto si ferma ancora il gioco, richiama del Ferraro il direttore di gara. Adesso viene accompagnato fuori dal campo del Ferraro. Adesso il pallone è messo fuori, arriva il triplice fischio finale. Il United Aprilia si aggiudica il confronto per 4-3 nei confronti dell'Atletico Rocca Massima.